Ciao a tutti ragazzi, sono il Dolce, eccoci qui in una nuova puntata di Revolt. In questa puntata andremo a vedere come si salta il gioco e come si gioca appunto. Andiamo subito in option, game setting, qua potremo vedere numero di car, ovvero numero di macchine. Possiamo settarlo noi a piacere, non minimo di 2, numero di giri. Macchine random a caso, tracciati a random, non so cos'è. Qua se vogliamo fare miglio orarie, non è che conti tanto durante il gioco, ma io lo setto sempre così. Split times, non so cos'è. E questo serve per cancellare tutti i nostri progressi fatti. Andiamo un attimo in video settings. Video device sarà quello che avete. Se avete la Nvidia mettete la Nvidia, se avete qualcos'altro mettete qualcos'altro. Risoluzione io la setto a quello giusto per YouTube, 1280x720, voi settatela come volete voi. Texture, qualità dell'immagine, faccio 24 bit. Luminosità, contrasto. Poi c'è il settaggi di render, show frame rate, quanti FPS sta andando e varie robe per migliorare il gioco. Ok, audio settings, come settare l'audio. Controller settings, qua potremo modificare come si gira così. Allora, left, sinistra, destra, su, giù, cioè sì, giù. Sì, cado dalla mappa. No, retromarcia, fuoco, ribalta la macchina, riposiziona, clacson, pausa. Se avete visto, ho settato delle robe incasinate perché mi tocca giocare così per colpa del microfono di merda. View credits, no, porca, no, 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 porca boia, no, no, no. Ah, che due balle, adesso mi fa vedere tutti i riconoscimenti. Questo filmetto in bianco e nero, color seppia, bianco e nero color seppia, chissà chissà. E poi niente, guardiamo un po' le race, le gare, e non so neanche che cazzo sia successo perché mi ha modificato la risoluzione. Beh dai, fa lo stesso. Poi abbiamo gara singola, campionato, multiplayer, corsa tempo, pratica e stunt arena. Stunt Arena, e poi ce n'è un'altra che si chiama Clockwork Challenge. Questa è Stunt Arena, farò i primi gameplay perché sono troppo belle. Single Race, qua potremmo guardare tipo Junior RC, velocità ridotta, collisioni semplici. In pratica andate piano come una lumaca e appena sbattete contro porte, altre auto, fa boom e basta. Console, un po' più veloce, ancora di più. Qua abbiamo velocità massima e collisioni realistiche, molto utile. Qua ragazzi, vi faccio vedere un trucco per avere tutte le auto qua. Di norma non ne avremo così tante. Adesso io però qua si potrebbe mettere il nostro nome. Se scrivete Carnival potrete appunto avrete tutte le auto, diciamo. Se mi ricordo qual è il mio nome. Andiamo avanti, prendiamo una media, dai, tanto per farvi vedere la prima gara. La più forte prendiamo, dai, chi se ne frega. La Toyeka, molto bella sta auto qua. Qua potremmo scegliere tutte le mappe, qua è Locket perché non abbiamo fatto ancora la carriera, quindi non abbiamo sbloccato niente. Schiacciando su potremmo scegliere i percorsi al contrario. Schiacciando ancora in giù, no, aspetta. Che cazzo sto facendo? Che cazzo? Ok, scusate un attimo, ho fatto un casinamento. Schiacciando in su avrete il percorso al contrario. Schiacciando. Oh, che cazzo! Ok, schiacciando in giù dovrete avere il percorso al contrario, non lo so. Perché vedete Toys in the Food 1, M e R. Non so cosa significhi bene. Uno sono sicuro che è la pista al contrario, l'altro non so bene di preciso.
Beh, appunto, vi faccio vedere la prima mappa così tanto per fare. Una bella. Vai, Supermarket 2. Questo gioco, appunto, è un gioco di macchinine telecomandate. Molto divertente. Che stupramento. In pratica, ragazzi, prenderemo questi fulminotti qua che ci sono in giro per la mappa e saranno dei bonus. Io adesso, appunto, ho avuto la pala di metallo che spinge un po' le altre macchine indietro, diciamo, quando collidono, usiamo i termini appropriati. Ok, missilotto. Preso il missilotto e sono primo. Ci credo con l'auto migliore. Avanti. Oh, la macchina di Ionio. Questa serve benissimo per inculare. Oh, tutti i nemici davanti a noi. Mettiamola qua, così quando girano sono fottuti. Salto. Ok. Dai che doppio uno. Doppiato. In pratica questi fulminotti o saranno reali o ci potrebbero essere anche dei falsi messi da altri giocatori, altre macchine, e vi farà esplodere. Dopo le esplosioni sono belle, realistiche. Sì, col cazzo. Le esplosioni schifose. E adesso, appunto, comunque vi faccio vedere altri bonus. Già primo. Adesso ve li faccio vedere un po', così fate una garetta un po' al cazzo. Ok, facciamo restart. Ok. Neanche preso il tempo, bene, fare lo stesso. Ok, poi c'è qua. Vi faccio vedere un po' gli altri bonus se capitano. Se capita qualcosa di buono. Ho ancora il missilotto, che due palle. Ok, scarica di fulmini. Allora, vedete un attimo quello davanti che aveva un alone rossiccio. La batteria vi fa andare più veloci. Questo è il fulminotto, in pratica. Oh, cazzo. Se vi passa qualcuno vicino, dovrebbe fulminarlo e farlo andare in cortocircuito. Tipo così. Tipo non è successo niente, non lo so perché. Tipo io ho lanciato un missilotto davanti alla faccia. Ok. Qua appunto c'è. Siamo in un supermercato, comunque le mappe sono divertenti. C'è il Titanic, musei, serre, giardini botanici e sono comunque molto belle. Ancora la macchia d'olio. Beh, comunque davvero, ragazzi, questo gioco è davvero bello, anche perché le possibilità di modding sono infinite qua, per appunto infinite, perché si possono aggiungere infinite auto. Aspettate un attimo che vi faccio vedere una roba. Se merda. Ok, come vedete là sopra c'ho la stellina. Questa farà andare in cortocircuito tutte le auto presenti nella gara. Adesso io ho preso la bomba, quindi l'ho attivata, quindi tra poco esploderò e sono esploso. Dai, facciamone un'altra così vi faccio vedere altri bonus così. Comunque tutto è settabile, tutto si può modificare. È questo che rende, visto che anche questo gioco è abbastanza vecchio, credo che si possa settare tutto al massimo. Ok, dai, facciamo una cagatina. Prendiamo l'UFO. Ebbene sì, c'è anche un UFO in questa competizione. Ok, andiamo avanti. Oddio, volo! In pratica questo UFO qua, se prende qualche ostacolo, che vi farò vedere dopo, dovrebbe semivolare. Non so come descrivere bene. Ecco, tipo qua, così. Eccomi in culo come un coglione. Oh, oddio. Questo lo userò probabilmente nell'arena. Che cazzo? Prendiamo la stellina, to. Vaffanculo a tutti. Andiamo in retromarcia. Come fa un UFO andare in retromarcia? Non so come si. Non so. Non ne ho idea. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo verso qua. Oddio, quanto casino c'è. Si incurano tutte qua le macchine. Questa qua che sembra due autoparlanti strani, in realtà è un super raggione che fotte tutte le altre macchine che ci sono nel percorso. Adesso vi faccio vedere. Sì, se non mi inculo. Oh. Aspetta, faccio superare sto qua. Così tipo. Questo
quel raggione lì pratica la ribaltata. Che trick! Pratica l'ha ribaltato quel trucchetto lì. No, che cazzo Oddio! È inguidabile l'UFO. No, ho già finito il percorso, sono quasi ultimo. Perché l'UFO dovrebbe planare? Bene, andiamo avanti adesso. Finisco il percorso. E vi faccio vedere. E finisco appunto il video. Subito dopo farò qualche gameplay. Forse anche quella di modding, non lo so. Oddio, ma... chi è che mi ha dato la patente? Ah, giusto, non ce l'ho la patente. E siamo arrivati quinti. Con l'UFO dello schifo. Benissimo. In questo vi chiudo il tutorial su come si gioca appunto su questo gioco. Non so che cazzo sia successo al computer. E vi dico ciao a tutti. Alla prossima.